Se guardate questo schemino generale, molto generico, molto didattico, in cui qui vi ho fatto una glicoproteina in linee molto generali, dove in nero è l'asse proteico, quindi la successione degli amminoacidi. Qui abbiamo il gruppo amminoterminale, qui il carbossiterminale. Questo è importante perché, come vedete anche da questo semplice schemino che vi ho fatto, le glicoproteine rispetto ai proteoglicani, come principale differenza, la principale differenza che li contraddistingue è nella quantità dei carboidrati, che è di gran lunga inferiore nelle glicoproteine, è inferiore, di molto inferiore, la quantità di carboidrati che sono legati tramite legami covalenti all'asse proteico, quindi agli amminoacidi dell'asse proteico della nostra glicoproteina. Allora, io qui vi ho fatto uno schema, un disegnino didattico molto semplice che vi fa capire la architettura gerarchica del nostro collagene, quindi di questa nostra proteina di grande importanza, di questa proteina fibrosa di enorme importanza. Quindi vi ho scritto qualcosina, ma dovete, naturalmente io quando vi scrivo qualcosina è giusto per poi far sì che in voi quando ripassate, naturalmente dovete scrivere tutto ciò che vi dico, però ecco queste robette sintetiche che vi scrivo vi servono appunto per far sì che capiate meglio, che rievochino poi, per far sì che in voi venga rievocato poi tutto ciò che ci sta dietro, quindi alla spiegazione nel suo complesso. Come è formato il collagene? Vi spiego come viene sintetizzato il collagene. Vi ho fatto un piccolo modellino cellulare, sempre per il solito motivo, per non star lì a fare la solita cellula schematica e via dicendo. Messo qualcosina, va bene, ok. La nostra cellula, qui il citoplasma, membrana cellulare, il nucleo, questo è il reticolo endoplasmatico rugoso, parte del reticolo endoplasmatico liscio. Ho tolto naturalmente, non ho nemmeno messo altri organuli se non quello che ci interessa poi alla fine, che è non so, le cisterne del Golgi, l'apparato del Golgi. Quindi qui in uno spaccato vi ho lasciato parte del nucleo, del reticolo endoplasmatico rugoso, dove sono presenti i ribosomi, e il nostro apparato del Golgi con tutte le sue cisterne impilate e le vescicole del Golgi che poi hanno origine per poi essere esocitate. Lasciate perdere qui il mitocondrio e via dicendo. A voi adesso, detto questo, interessa in due parole come viene sintetizzato il collagene. Vi ho scritto qui alcune delle tappe fondamentali, principali. La sintesi del collagene parte nel nucleo, ovviamente, perché sono presenti dei geni precisi per le catene alfa 1 e alfa 2 che devono essere trascritti, quindi dal DNA si passa all'RNA messaggero e vengono trascritte le catene alfa 1 e alfa 2.